Buongiorno, è il 5 di novembre 2021, siamo quindi alla penultima lezione del modulo A di antropologia culturale e dicevo prima di iniziare la presentazione che visto che abbiamo corso parecchio, visto che le cose da fare fatte sono fatte tante, ho pensato di concludere il modulo oggi con una lezione in cui completiamo alcune cose importanti sulla parentela, che non ho fatto il tempo a dirvi nelle due lezioni precedenti, che secondo me sono cose un po' tecniche che vale la pena ancora di rivedere rapidamente. E poi descriverò i contenuti principali di quelle parti che avete da leggere, cioè la mia introduzione, il capitolo introduttivo del libro Il potere dei re di Marshall Salins e David Graeber, okay? Che completeranno le vostre letture, cioè nel senso che chi fa l'esonero venerdì prossimo, venerdì 12, giusto? Chi fa l'esonero verrà valutato, verrà testato su tutti i testi inclusi nella dispensa, tranne l'ultimo, Il trono è ancora vuoto, qualcosa del genere. Tranne l'ultimo, ok? Quello rientrerà nel programma delle domande dal prossimo esonero e poi per tutti gli appelli. Il programma è quello, ok? Diciamo, per chi facesse l'esonero venerdì prossimo, sappiate che non c'è bisogno di uno studio approfondito di quel saggio perché non farò domande su quel saggio, soltanto per questo appello, ok? Per questo esonero. Chiaro? Dubbi su questa cosa? Tutto chiaro. Allora lo riprendiamo, ecco appunto, lunedì prossimo, quindi l'ultima lezione, sarà una tesi, una lezione riassuntiva dei temi principali. Vediamo se riesco a montare anche una specie di simulazione di test, vediamo, non ve lo prometto ma ci provo, ok? Una simulazione di test in modo che almeno sappiate come funziona Class Marker. Vi spiego perlomeno, vi spiegherò i dettagli, non serve avere l'app, non serve essere iscritti, voi avete semplicemente un link su cui cliccare sopra, vi si apre una pagina web, se mettete i vostri dati corretti, io so che l'avete fatto voi, se mettete Spider-Man o Pinco Pallo, l'ha fatto Pinco Pallo il test, quindi a vostro, cioè lo fate a vostro rischio e pericolo, insomma, se volete dichiarare chi siete a fare quel test. Cioè non c'è bisogno di nessuna iscrizione, dichiarazione, lettere, documenti, non interessa, ok? Questo è come funziona l'esonero. L'esonero non è l'esame, cioè nel senso che legalmente l'esame lo farete a gennaio, ma spero che per la gran maggioranza di voi l'esonero costituisca tutta la valutazione assieme alla tesina, ok? Quindi a gennaio non farete altro che iscrivervi all'appello ufficiale e verbalizzare, cioè trovare registrato sul vostro telefono online il voto che avete conquistato con il test su Transmarker e con la tesina. Ok? Pur non essendo tecnicamente l'esame, non possiamo chiamarlo esame perché non siamo nella finestra, nel periodo legale, di fatto il test che farete sarà lo stesso che faranno a gennaio quelli che dovranno fare l'esame. Okay, che non c'è nessuna differenza in concreto, è che formalmente non siamo in periodo di esame, quindi si può chiamare un preesame, ok? Chiamatelo come vi pare, però la sostanza è questa che ho detto. Cosa da chiarire su questo punto? Sì. Chi vuole venire a fare il test in presenza deve farlo comunque, diciamo, nel caso della smart, cioè non è un cartaceo. No, allora, ovunque voi siate, farete solo ed esclusivamente il test su Class Marker. Quindi uno dice, no, mi è successo, ve l'ho già detto, qualche studente magari più attempato, che non era sicuro di sapere come si fa, come non si compila, venivano qua e io stavo qui a dare indicazioni se c'era bisogno. Ma comunque io sarò su Teams contemporaneamente, quindi voi state su Class Marker per conto vostro. Sul blog trovate tutti i link, cliccate sul vostro test, perché ci sono studenti che hanno il programma dell'altro anno, ok?
ci sono studenti che hanno provato l'altro anno con l'estensione di tempo garantita dal CARIS, ci sono studenti di quest'anno con programma di quest'anno che sono CARIS, cioè che hanno, sono autorizzati ad avere un 30% di tempo in più, cioè voi dovete cliccare lì dove è il vostro test, se sbagliate il test mi dispiace fare il vostro, cioè, non posso farci niente, non è che ah, ho sbagliato professore, non sapevo che questo, no, non vale il test, se voi fate il test che non era per voi, non vale il test automaticamente, ok? Quindi se non siete studenti certificati CARIS, non fate il test certificato per gli studenti CARIS, ok? Non fate, che non vi viene conteggiato automaticamente, ok? Quindi potete farlo qui, potete farlo da casa, potete farlo in comitiva, non mi interessa, dato non avete del tempo di suggerirvi, di copiarvi, perché solo avete una trentina di domande prese da un bacino molto più ampio e sottoposte in random. Quindi non è detto che la domanda a cui rispondete voi adesso, cioè sicuramente non è quella a cui risponde il vostro amico o la vostra amica contemporaneamente a voi. E probabilmente non è neanche detto che abbiate delle domande uguali. Molte delle domande sono simili, quindi, cioè sono diverse. Quindi o vi mettete a fare un bordello e non riuscite a capire niente perché i tempi sono limitati, ovviamente ho dovuto contingentare i tempi, sono probabilmente una ventina di minuti, non di più, per fare tutto quanto il test, quindi, purtroppo lo faccio, ok? Lo so che è stressante, però io non ho alternativa, finché i numeri sono questi, adesso sono sui 600 credo, insomma, se i numeri sono questi non ho proprio alternativa, non posso, ok? Sarei molto contento di fare, come facevo una volta, il test, l'esame scritto secondo me vale, è molto più efficiente, come vi spinge a prepararvi di più l'esame scritto, però le risposte aperte, come facevo una volta, 10 risposte aperte, 2 fogli di protocollo a testa, belli fitti, però le posso correggere 100, 150, 200, che era già un massacro correggere 200, correggere 600 non ci penso nemmeno, che vuol dire comincio adesso, finisco a gennaio, ok, non ho voglia, anche per ciò che c'ho l'altro modulo che mi parte appunto la settimana dopo, insomma, quindi ok, dai, cominciamo. Parentela, vediamo due cose oggi, diciamo, vediamo la residenza, cioè i modelli di residenza, e vediamo un po' la terminologia della parentela, cioè residenza vuol dire come la gente vive dopo il matrimonio. Ci sono dei modelli residenziali diversi. Cioè uno nasce in una famiglia, ma non in un sistema, no? Nell'altro saggio che avete alla lettera, di cui ho parlato poco, no? Famiglia naturale. E cerco di spiegare proprio che è un termine che non ha nessun senso, famiglia naturale, perché ormai lo sappiamo, gli esseri umani nascono senza avere la minima idea di cosa devono fare nella loro vita. Devono decidere, e non lo decidono da soli, non c'è, l'essere umano non ce la fa, lo devono decidere, diciamo, in un contesto sociale, molto spesso non fanno altro che riconoscere, accettare, se volete, ereditare, no? Quelle che sono le norme sociali del mondo, del posto in cui vivono. Poi ci sono i trasgressivi, ci sono gli innovatori, ci sono i creatori culturali, ci mancherebbe altro, però la gran parte di noi più o meno si accontenta di adeguarsi alle regole sociali nelle quali si sono inserite anche i ribelli. Anche i ribelli si adeguano, perché per il ribellismo è una forma culturale riconosciuta nell'altra società e non riconosciuta in altra. Non è che uno che si mette a fare il bastian contrario sta contestando la cultura, no, sta rispondendo a una certa norma culturale che prevede che ogni persona sia padrona di sé, sia molto individualista, sia in grado di giudicare per conto suo, vedete, cioè non voglio darvi l'idea che la cultura sia una trappola da cui non si può scappare comunque, non è vero, abbiamo tanto margine, però è anche vero che molte delle cose che le facciamo tendiamo a fare dentro modelli culturali, non come nostra assoluta creatività. Anche quando contestiamo una norma, è probabilmente lo facciamo appellandoci a un altro sistema valoriale che istituisce altre norme.
che non fosse altro che tutto questo lo facciamo sempre dentro il linguaggio, no? Lo facciamo sempre dentro una comunicazione che accettiamo in quanto convenzione condivisa, ma non creata da noi. Sì, certo, il poeta, l'artista può creare un concetto, una parola, un modo di dire, ma lo farà semplicemente, cioè va benissimo il lonfo, capito? Ma il lonfo rimane lì. Poi alla fine, se uno vuole comunicare, non può parlare sempre come il lonfo, giusto? Bisogna trovare qualche forma di pragmatico compromesso tra quello che noi vorremmo essere e quello che non possiamo non essere, ecco, diciamo così, va bene? Quindi, questo vale anche per il modo in cui viviamo, diciamo, organizzativamente, gli spazi che occupiamo, i letti dove dormiamo, le persone con cui ci svegliamo la mattina, andiamo a dormire la sera. In parte sono scelte, in parte non sono scelte. Per molti di voi, se non siete sposati o vivete per conto vostro, non è che avete scelto di avere quel rompicoglione di vostro fratello che con cui litigate tutti i giorni. No, ce l'avete e basta. Questo sto dicendo. Quindi, le società, le culture si possono dividere anche sulla base del modo in cui si vive assieme. Ci chiamano modelli di residenza. E ovviamente finora abbiamo parlato di discendenza, è un po' un trucco retorico quello a cui vi ho sottoposti. Cioè, nel senso che non è che le persone si sono messe attorno al fuoco e hanno detto: che facciamo? Ma scegliamoci un bel sistema di discendenza matrilineare. No, no, io preferirei cognatico. No, ma perché non più? Cioè, non ha funzionato così, no? Cioè, il modo in cui le persone si pensano poi appartenenti a un gruppo dipende non dal modello di discendenza, ma molto più facilmente dal modello di residenza. Vi spiego. Immaginate un sistema in cui si nasca, si cresca e si muoia dormendo sempre in un unico letto. Ok? Ci sono casi, appunto, negli Ardi, in Malibar, nel sud dell'India, oppure c'è un bellissimo caso cinese, cioè in quella che è la Repubblica Popolare Cinese, un libro, adesso cerco di ricordarmi il titolo, che si chiama Senza padri né mariti. E racconta proprio un caso di questo tipo di residenza. Attenti bene, poniamo che voi siate nati in quel letto e che quello sarà il letto in cui tirerete l'ultimo sospiro, più tardi possibile, ok? Come sarebbe organizzata la vostra vita? Se ci sono dei bambini in quella casa, di chi sono? Perché questa regola vale per voi, vale per tutti. Quando eravate piccolo, chi erano i bambini assieme a voi? I fratelli e le sorelle, giusto? I siblings vostri, giusto? Okay. Poi però crescete, siete diventati adolescenti, la solita crisi ormonale, la birra, però vi siete pure accoppiati. Però l'avete fatto tra virgolette in macchina e poi siete tornati a casa a dormire. No? Se siete maschi o femmine non fa differenza, eh? Ah, se siete maschi è difficile che vi trovate gravidi, però se siete femmine vi può capitare. Giusto? E continuate a dormire nello stesso letto. Quindi vi rifaccio la domanda. Se ci sono dei bambini in giro per quella casa, quando voi siete diventati adulti, di chi sono figli? Notte di chi? Delle femmine? Sì. E dei maschi? Non ci sono. Quei bambini che rapporto hanno con i maschi, allora chi sono? Cioè, se voi siete un maschio, ok? E siete in questa casa, cominciano a girare i bambini. Di chi sono questi bambini che girano? Delle sorelle. Delle sorelle. Sono dei figli delle sorelle. Giusto? Perché abbiamo detto che non ci si sposa, cioè non si va ad abitare con lo sposo o con la sposa, si rimane sempre a casa propria.
Cioè, caste guerriere, appunto, che funzionano esattamente così. Siccome stanno via molto tempo, ritornano alla loro casa, ok? Alla loro casa. Dove... Non vuol dire che non siano sposati, ma vuol dire che la loro moglie vive nella sua di casa, ok? Poi ogni tanto si trovano, si accoppiano pure, però lui poi alla fine, o lei va a trovare lui, o lui va a trovare lei, o va in albergo, non c'è frega niente. La sostanza è che ogni sera dormono in letti separati. Quindi lui dorme nella stessa casa dove ci sono le sue sorelle, lei dorme nella stessa casa dove ci sono i suoi fratelli, ok? Quando cominciano a girare bambini in quella casa, sono i figli delle donne, giusto? E i fratelli di queste mamme sono, come li chiamiamo rispetto ai bambini? Gli zii, cioè i fratelli della madre, ok? Ora, se cominciate a pensare a come si appartiene, un'ideologia dell'appartenenza per quel gruppo, di chi sono io, a che gruppo appartengo? Tu appartieni a quella casa, no? Di fatto. Tu appartieni a quella casata, vedete la parola casata da dove viene, cioè proprio è un vero e proprio spazio fisico di condivisione, in cui la regola di base è tu te ne stai lì dove sei nato. Quindi la residenza post-matrimoniale si chiama nato locale. Ok? Nato locale. Di nuovo, ormai dovete essere abbastanza scafati per sapere che non è una pazzia. Dipende dal contesto. È evidente che se un gruppo di uomini ha bisogno di stare sempre fuori per ragioni diverse, perché sono cacciatori e raccoglitori, o come vi dicevo, sono molto facilmente una casta di guerrieri che sta in campagna, anche campagna militare, per mesi o per anni, che non ha quindi un'idea di convivenza matrimoniale particolarmente solida, e pensa quindi alla sua famiglia come alla famiglia di provenienza, quella dove è nata, dove è nato, anche se sa che ci sono dei marmocchi che lui ha generato con una signora che sta in quella casa a 5 km di distanza. Ma eventualmente lui, quando torna, se deve tirare lo scapaccione o se deve portare a casa il pupazzetto che ha comprato all'autogrill, a chi lo dà? Lo dica bene, lo dica l'antropologo? Ai figli delle sorelle. Ai figli delle sorelle, giusto? E se c'è una proprietà, se quella casa, diciamo, no, dispone dei beni, o lui c'ha una lancia, c'ha una spada da guerriero, e quando muore la darà al suo erede, chi è più facile che sia il suo erede? Il figlio della sorella. Il figlio della sorella. Cosa sta diventando questo sistema dal punto di vista della discendenza? Chi è che appartiene? Sono un gruppo di persone legate per linea lineare, no? Non dite mai matriarcale, perché ogni volta che dite matriarcale un antropologo muore. Capito? Come le fate non esistono, nel presente, insomma, la stessa cosa. Perché matriarcato, non abbiamo prove storiche che ci sia mai stato il matriarcato, cioè il potere politico nelle mani delle donne. Patriarcato a voglia. Però invece matrilineare è il sistema dell'appartenenza organizzato attraverso le linee femminili, attraverso gli uteri. E di nuovo insisto su questo concetto di utero, perché tutti i gruppi umani hanno ben presente quanto questo legame sia forte, al punto che devono negarlo nei sistemi patrilineari forti. Cioè, non so come dire, insomma, paradossalmente, no, mia nipote, che è figlia di mia sorella, ok, è nata dall'utero di mia sorella, e io e mia sorella siamo nati dallo stesso utero di mia mamma. Quindi sicuramente io e mia nipote, la figlia di mia sorella, abbiamo un utero antenato in comune, per me mia mamma, per lei sua nonna, giusto? Cioè, questa linea uterina è... Non si può negare, uno può non sapere niente di genetica, può non sapere niente di come funziona la riproduzione, però sicuramente c'è una linea di uteri che ci tiene assieme, cioè abbiamo, veniamo in questo senso dallo stesso sangue.
cioè il mestro di mia nipote, è imparentato col mestro di mia sorella, che è imparentato col mestro di mia mamma, con cui sono imparentato anch'io. Perché da lì vengo anch'io. Cioè sono passato per lo stesso canale. Questa è una cosa che cioè, c'è poco da discutere, ok? Questa linea è forte, è forte. Paradossalmente con mia figlia non posso vantare lo stesso tipo di legame. Con mia figlia no. Anche con mio figlio. Cioè devo ipotizzare che nei miei accoppiamenti più sessuali ci sia stato un travaso di sostanza, lo sperma, no? Che in qualche modo, boh, non so bene come, abbia costituito una parte importante, però posso pure negarlo. Oppure posso dire, allora, cioè, posso negare il legame uterino dicendo, beh, la donna è semplicemente il forno, no? Il forno dentro cui matura lo sperma del maschio. Cioè, ci sono ideologie che è un po' difficile da dire solo bene, solo falso. Sono costruzioni semiotiche, sono sistemi di simboli, che le nostre culture... Perché attenti bene, poi lo sapete che noi non sappiamo niente neanche di genetica, no? Cioè, non soltanto noi nel senso comune che non sappiamo veramente niente, ma vi dicevo che c'è questo ramo che si chiama epigenetica, che ormai da una ventina d'anni sta dimostrando quanto è fondamentale il rapporto con l'ambiente per stabilire quali sono le nostre caratteristiche specifiche. Quindi, se io vivo in un sistema del genere, con una residenza nato locale, lo vedete? Abbiamo capito cosa è accettato, tu rimani lì e te muovi. Sì, guardate in giro così, appunto, o a guerreggiare o a amoreggiare, ma di fatto rimani a casa tua. Con un sistema, quindi con una residenza nato locale, se si sviluppa in un sistema di discendenza, che tipo di discendenza è molto probabile che ne derivi? Un lineare di che tipo? Patria o madre? È quasi di fatto, perché è nei fatti, ce l'hai lì, tu torni a casa e ci stanno i figli delle tue sorelle, giusto? Ci stanno pure i tuoi fratelli scemi, quelli che non sono sposati, oppure anche quelli che si sono sposati, i loro figli dove stanno? Nelle altre case. E poi questa, la tua la generazione prima di te, chi c'è in quella casa? Con chi abiti? Con tua madre. Con tua madre, basta? Anche con ma, tua madre, con i fratelli di tua madre. E cioè con le sorelle della madre e con i loro figli. Tu abiti con il tuo matrilineaggio. Esattamente con il tuo matrilineaggio puro. Perché i fratelli, cioè gli zii, non hanno figli lì, giusto? Hanno nipoti, hanno i figli delle loro sorelle e delle tue zie, cioè i tuoi cugini quali? Che cugini hai a casa? Paralleli matrilaterali, cioè i figli delle sorelle e delle madri. È un matrilineaggio, ma a tutti gli effetti. Prego. Ma quindi culturalmente si sviluppa prima il modello di residenza e poi quello di parentela? Beh, diciamo, prima o dopo, diciamo che il passo principale della gente, cioè gli ominidi, non è che hanno cominciato ad avere dei modelli residenziali prima di sviluppare dei modelli di discendenza e hanno agganciato, poi una volta sviluppato, adesso lo vedremo, il modello di discendenza può avere la sua inerzia, cioè la sua isteresi si dice, cioè può prolungarsi nel tempo quel modello residenziale, l'ideologia della matrilinearità può sopravvivere anche quando il modello nato locale salta e si trasforma in un altro tipo di modello. A quel punto, se ho sviluppato l'idea che io appartengo al gruppo di mia madre, ci possono essere dei matrilineaggi dispersi in unità residenziali parti locali, ci arriviamo. Se a un certo punto c'è bisogno di tenere assieme i fratelli, non più dispersi a cacciare, e si mandano via le sorelle, pensate a quella casa. È una casa in cui i fratelli maschi rimangono sempre lì. Cosa vuol dire? Quando si sposano cosa fanno? Importano le mogli, diciamo, ok? E invece le sorelle femmine, quando si sposano,
vanno a stare nella casa dei mariti e dei suoceri, del suocero. Ok? Ok? In questo caso abbiamo un modello di residenza patri-viri-locale, si dice. Patri, cioè i maschi stanno con il padre e le mogli stanno con il vir, con il marito. Vedete? Se è iniziata così tutta la faccenda, il modello di discendenza che si sviluppa più facilmente quale sarà? Unilineare, patrilineare. La residenza patrilineare tende inevitabilmente a produrre una discendenza patrilineare. Ok? Specularmente, se sono state assieme le sorelle perché hanno la terra, che sono soprattutto alcuni tipi di coltivazione, pare che funzioni così, cioè ci sono risaie in cui sono le donne che lavorano di più, devono stare unite, allora è meglio che siano, perché nel sistema patrilocale i maschi sono fratelli e le femmine cosa sono? Cognate. Non è sempre facile, in certi casi è meglio tenere un gruppo di cognate, in certi casi un gruppo di sorelle, in certi casi un gruppo di fratelli, in certi casi un gruppo di cognati, dipende dai contesti ecologici, no? Dal tipo di lavoro che si fa, se si è boscaioli, se si è agricoltori, se si è cacciatori-agricoltori, se si è pescatori, se si sta via tanto, se si sta via... cioè dipende molto dalle condizioni materiali di sussistenza, ok? Però a un certo punto noi non siamo api, non abbiamo l'istinto di fare l'alveare, non siamo lupi, non abbiamo l'istinto di farci la tana, dobbiamo metterci d'accordo. E ci sembra a un certo punto normale che tutti i maschi stanno assieme in Macedonia, dove ho lavorato io. Questa era l'unità, fino alla seconda guerra mondiale, l'unità residenziale normale, la Zadruga si chiama, era proprio una casa estesa fatta di fratelli maschi con le mogli e i loro figli. Quindi sopra di loro, la generazione precedente, c'era il padre, probabilmente ancora un fratello maschio di lui, con la moglie, il padre con la moglie, però la moglie, cioè mia mamma, veniva da un'altra casa. La mia casa aveva il nome della famiglia di mio padre, con tutte le conseguenze che questo comporta sul piano giuridico dell'appartenenza. Okay, quindi abbiamo visto residenza nato locale che tende a produrre, poi mi fa, sulla dispensa ci sono anche i disegnini, i disegnini sono fatti apposta per... c'è un rettangolo che indica l'unità residenziale e ci sono i soliti triangolini e cerchietti che indicano invece gli individui con i legami di parentela. Nato locale, poi abbiamo visto patri di locale, il corrispettivo è matri uxori locali, no, le donne stanno con la madre, uxori, uxor è la moglie, ok? I maschi stanno a casa della moglie e le mamme e le donne stanno a casa della madre. Quindi matri uxori locale, okay, che tende a sviluppare anche questa una discendenza di tipo unilineare, matrilineare. Ok? E poi ci sono quelli strani che quando è arrivato il momento di sposarsi hanno sta fissa di mettere su casa e poi la stare per conto loro. E avete presente questa strana cultura? Cioè, avete presente? Voi non si usa più perché stanno tutti quanti a casa, vicini a casa della mamma. Però una volta, ancora fino ai miei tempi, si usava questa cosa che c'era i due piccioncini, no? Che venivano dalle singole case e il modello, non lo dico apposta, ironicamente, al passato perché non ci sono più le condizioni materiali per rendere praticabile questo modello residenziale, però è ancora il modello normativo, si dice, no? Cioè, una persona normale ci si aspetta che a un certo punto, possibilmente prima di 50, no, prenda le sue cose, i suoi pupazzetti dalla cameretta sua e va a stare con la piccioncina o col piccioncino del suo cuore in una nuova casa, residenza neolocale. Neolocale, la parola è semplice, no? Neolocale. Se questo è l'unità, il modo normale di disporsi sul territorio, questo vale non soltanto per noi diciamo, occidentali piccolo borghesi, vale anche per moltissime bande di cacciatori e raccoglitori. I cacciatori e raccoglitori tendono a, vabbè, vivono in bande, non vivevano ormai,
vivevano in gruppi di 40, 50, 60 persone e una coppia tendeva a sganciarsi dalle rispettive unità domestiche, andando ad abitare con una terza o con una delle due, ma nel loro spazio, diciamo, insomma. L'idea era metto su casa, ecco, più o meno quello, no? Metto su capanna, nel caso di cacciatore e imprenditore, insomma, no? E se ci fosse, se si sviluppa un sistema di parentela, come lo vedreste? Lì, cioè non è che c'è una differenza così evidente tra il lato paterno e il lato materno, no? Molti gruppi di parentela, molti gruppi cacciatori e raccoglitori hanno lo stesso modo nostro, cioè sono cognatici e ego focus, non hanno antenati capostipiti, non hanno clan, molte volte hanno queste reti di cugini, no? Che servono proprio per organizzare la caccia quando c'è il momento, per organizzare la raccolta, un gruppo di cugine dice: oh, sono maturati i mango lì, andiamo tutti quanti a raccogliere, passiamo parola. Questo, vi ricordate, i parentali hanno questo vantaggio che ci si aggrega rapidamente, non hanno un ruolo giuridico, non sono riconoscibili come soggetti, non hanno proprietà. Ma d'altra parte, i cacciatori e raccoglitori, come vedrete, chi se mai qualcuno di voi farà l'esame di antropologia economica, non hanno un rapporto così possessivo e identitario con le cose, come invece tendiamo ad avere noi da quando siamo diventati agricoltori, da quando siamo sedentarizzati. Perché per un cacciatore e raccoglitore il valore principale è la mobilità. È la mobilità, cioè spostarsi rapidamente sul territorio. Se una zona si depaupera e non c'è più abbastanza energia estraibile perché i conigli sono finiti, bisogna che rapidamente tiri su le tue quattro masserizie e ti sposti. Se cominci a avere, capito, tutte le cose di nonna, tutte le cose di zio, i ricordi, non ce la fai più. Quindi la proprietà non è così importante. Okay? E quindi, non essendo legati alla proprietà, non hanno neanche il problema dell'eredità. Non avendo il problema dell'eredità, è relativamente importante sapere se quello è tuo zio o su quella tua zia, se sei al lato paterno o al lato materno. Quello che vai è cercare la possibilità di sfruttare le risorse sul territorio. Ok? E quindi se tu sai che nella tua zona dove ti sei sedentarizzato con tuo marito o tua moglie c'è una crisi ecologica, cioè sono spariti i conigli, uso sempre questa metafora, tu puoi andare a trovare il fratello di tua madre perché sai che in quella zona è appena, appunto, maturato il mango, oppure andiamo a trovare la sorella di mio padre, capito? Cioè, l'importante è che ti tieni aperte più piste possibili, e quindi una rete cognatica ti fa esattamente questo lavoro. Invece le reti unilineari tendono a ridurre questa possibilità, no? Perché c'è bisogno di compattare l'eredità, no? Le reti cognatiche disperdono l'eredità, le reti unilineari, soprattutto se c'è poi la primogenitura, cose del genere, tendono a compattare l'eredità. In sistemi matrilineari la terra passa da maschio a maschio, da maschio a maschio attraverso le femmine, e i beni mobili invece, i suppelletti, i gioielli, le pentole, passano da femmina a femmina. Questo adesso lo vediamo un attimo, crea un problema grosso di asimmetria. E però ci mancava un altro modello, che è quello della ambilocalità. L'ambilocalità vuol dire che non c'è una regola precostituita. L'importante è che l'unità domestica sia equilibrata. Se c'è un litigio, se c'è una crisi, se c'è un motivo, allora qualcuno se ne va, qualcuno arriva. Un padre può avere, una coppia può avere, non so, 5-6 figli, 3 maschi e 3 femmine, e capita magari che due maschi importano le mogli e un maschio se ne va, due femmine importano i mariti e una femmina se ne va. Tutto dipende dalle condizioni, diciamo, probabilmente in buona parte dal sistema di produzione. Se avete visto Once Were Warriors, un bel film ormai 25 anni fa, insomma, è girato in Nuova Zelanda, Auckland, su un gruppo di Maori. I Maori sono Maori cittadini, questi di Once Were Warriors, sono appunto famosi per avere questo tipo di discendenza ambilocale. L'unità territoriale erano hapu,
che è questo spazio dove fisicamente la famiglia vive. La famiglia è tutta imparentata, ma ci possono essere per linea paterna o per linea materna, capito? Perché poi se uno aveva un problema, se lì c'era un vecchio padrone, lo zio del Hapu che è morto lasciando soltanto un figlio o due figli, c'è un sacco di terra, allora alcuni cugini si spostano lì, capito? C'è una specie di mercato libero, diciamo, ok? L'ultima cosa, abbiamo visto, vi ripeto, nato locale, discendenza che ne deriva facilmente è matrilineare. Neolocale, discendenza che ne deriva è cognatica. Patribilocale, discendenza che ne deriva è patrilineare. Matriuxolilocale, discendenza che ne deriva è matrilineare. Ambilocale, discendenza che ne deriva è cognatica. Va bene? Poi, una volta che si sono stabilite, appunto, ci possono essere dei sovvertimenti per cui quello che era una residenza rigidamente matrilineare, cioè una residenza matrilocale dovuta a quel modello, trova un cambiamento per ragioni appunto di nuove economiche, per cui è bene che gli uomini comincino a stare assieme, quindi si sposta verso una residenza patrilocale, ma ancora rimane la discendenza matrilineare, l'ideologia matrilineare, per cui mi sembra che siano gli Ashanti del Ghana, vivono in unità residenziali quasi neolocali, ma comunque tendenzialmente patrilocali, cioè un uomo vive a casa con i propri figli, non con i figli delle sorelle, ok? Ma siccome hanno una discendenza matrilineare, sono le sorelle a cucinare per loro, capito? Cioè c'è come ancora questa idea, come se vivessero ancora assieme, è un momento di... ci sono queste fasi di transizione in cui puoi avere contesti con un tipo di residenza che contraddice, se volete, il modello di discendenza. Molto spesso il passaggio è, cioè diciamo, statisticamente la matrilinearità è meno frequente della patrilinearità e dei sistemi cognatici, della bilocalità, ok? E i modelli di discendenza matrilineare sono quindi minori statisticamente perché tendono facilmente ad essere fagocitati da modelli residenziali patrilocali che spingono a loro volta il modello di discendenza a diventare doppia. Cioè, se c'è stato un modello di discendenza matrilineare che è durato per centinaia di migliaia di anni, che ci frega, ok? Se c'è un cambiamento della produzione che spinge gli uomini a stare assieme, quindi induce a una residenza patrilocale, vi ricordate cosa fa la residenza patrilocale? Tende a spingere le persone a pensarsi come collegate tra maschi. Ma se io vengo da un sistema che ideologicamente mi dice che noi siamo collegati dagli uteri, collegati dalle femmine, posso dire no, c'è la discendenza matrilineare e c'è anche la discendenza patrilineare, una doppia discendenza, unilineare, che non è quella cognatica. Che nella lotta cognatica il fratello della mamma, il fratello la sorella della mamma, sono uguali al fratello della mamma, del papà e la sorella del papà, sono tutti quanti zii. In un sistema unilineare, vi ricordate, c'è comunque una differenza tra paralleli incrociati, quindi tra siblings dello stesso sesso e siblings di sesso opposto. In questo caso, nel caso delle discendenze unilineari, o è il lato paterno che viene privilegiato o è il lato materno. Nel caso in cui ci sia stato una metamorfosi del modello residenziale, la vecchia discendenza matrilineare può venire affiancata da un'altra discendenza patrilineare. Per cui sono parenti miei, in un certo senso, mia mamma, le sue sorelle, i suoi fratelli, ma qua i figli di chi? Matrilineare. I figli del fratello di mia mamma o della sorella di mia mamma? Della sorella di mia mamma, ok. I cugini paralleli, matrilineari. In un sistema patrilineare sarebbero i cugini paralleli patrilineari. In una discendenza doppia sono tutti e due,
di tutti i cugini paralleli, sia madri che padri, hanno, cioè io per alcune cose le devo fare con il mio gruppo di discendenza materiale, che ne so, il rituale di proprietà della terra. Invece il rituale di culto dei morti lo devo fare con i miei parenti del gruppo di discendenza patrilineare. Quindi ci sono i cugini paralleli che hanno due funzioni diverse, e gli incrociati che molto spesso sono fuori da questi sistemi, a meno che non sia una classe, un sistema a due metà, per cui gli incrociati sono il prodotto del matrimonio con l'altra metà. Ci incasiniamo dopo. Quello che mi interessa è che chiudiamo questa cosa con una, con la goccia, diciamo, con l'ultima goccia di confusione per voi, ok? Che è la residenza avuncolocale. Avunculus, nella città di parentela latino, era il fratello della madre. I latini avevano quattro zii. Patrus era lo zio patrilaterale, il fratello del padre. Patrus, non mi ricordo più, una tetera era solo la madre, e Avunculus, vediamo se l'ho scritto da qualche parte. Sì, allora c'era pater, mater, Patrus, fratello del padre, Amilta, la sorella del padre, Avunculus, fratello della madre, e Matertela, la sorella della madre. In questo non stiamo parlando di gente che vive in mezzo alla foresta, sono i nostri antenati. E avevano quindi quattro tipi di cugini. C'era il frater Patruelis, il figlio del fratello del padre, il cugino parallelo patrilaterale. L'Amitinus, il figlio della sorella del padre, il cugino incrociato patrilaterale. Il consobrinus, il figlio del fratello della madre, il cugino incrociato matrilaterale, e il matruelis, il figlio della sorella della madre, il cugino parallelo matrilaterale. È bellissimo sapere che se voi impazzirete su queste cose, no, non è quello, il senso l'avete capito, no? Il senso è sempre quello. Cercare di ragionare sull'ovvietà di queste stranezze appena ti ci metti dentro un pochino. Vediamo questa cosa pazzesca della residenza avuncolocale. C'è un disegnetto bello che si fa. Allora, il problema grosso è che il sistema patrilineare e matrilineare non sono esattamente simmetrici, non sono uno lo specchio dell'altro. Perché? Per un principio che vi ho detto, che vi ho accennato appena, non sono stato molto preciso, ma che vale la pena di ricordare. Perché c'è una sorta di asimmetria politica tra maschio e femmina, che ha probabilmente un'origine adattiva, temo. Cioè, nel senso che se voi dovete investire, no? Su un gruppo, e quel che vi interessa dal punto di vista. E quello che è fondamentale è quanto quel gruppo riesce a trasmettere il suo patrimonio genetico, diciamo così. Il paradosso è che i maschi sono più efficienti. È il discorso dell'isola deserta. Mettete 99 donne con un uomo in un'isola deserta, mettete 99 uomini con una donna in un'isola deserta, tornate dopo un anno. Dov'è più probabile che il gruppo sia cresciuto? In quello in cui ci sono 99 donne e un maschio, che ti basta investire uno. Dall'altra parte invece, se hai 99 maschi e una femmina, l'anno dopo cosa avrai? Probabilmente avrai molto meno di 100 persone, perché i 99 maschi si sono scannati tra di loro, tra l'altro, no? Quindi avrai probabilmente meno persone e più persone in un'altra. Nessuno esclude il fatto che le 99 donne si mettono d'accordo, fanno fuori il maschio e è finita, Però se i gruppi devono sopravvivere, cioè
tolta qualunque correttezza politica, diciamo, no? Qualunque tolte le buone maniere e la parità di principio, di fatto, in un gruppo di mammiferi, avere un maschio e tante femmine è vantaggioso rispetto ad avere una femmina e tanti maschi. Ok? Noi siamo animali che abbiamo bisogno di imparare comunque nelle forme di vita associata, quindi la risposta a questa imposizione di ordine biologica è la più varia, ci mancherebbe altro, non sto dicendo, ma secondo me, secondo molti biologi evolutivi, insomma, è probabile che abbia giocato un ruolo nel fatto che nella sfera pubblica i maschi tendano ad avere un controllo maggiore delle femmine. Ok? Adesso, senza che entriamo nel dettaglio sul perché o il per come, però ci sono alcune cose che sono gestite dai maschi molto più facilmente, molto più comunemente, e che vanno, per esempio, trasmesse in eredità. Questo vale anche nei sistemi matrilineari. Prendiamo l'esempio del sistema patrilineare. Io, appunto, sono un grande guerriero e ho del terreno e ho delle armi. Al momento della mia morte devo lasciarle in eredità a chi? Al maschio del mio gruppo, più vicino a me, della generazione successiva alla mia. In un sistema patrilineare chi è quel maschio? Mio figlio. Semplicissimo. Se come è probabile, insomma. Cioè, ci vivo pure assieme, no? Ci vivo pure assieme, è abbastanza semplice. Porto mio figlio alle cerimonie in onore degli antenati, facciamo assieme il rituale per celebrare il capostipite del nostro clan. E quello impara intanto, gli faccio vedere come si destreggia la spada e gli faccio vedere i terreni e gli dico: figliolo, un giorno tutto questo sarà tuo. Non che le donne non abbiano niente da trasmettere, ci mancherebbe altro, ma trasmettono molto spesso competenze, visioni del mondo. Per quel che riguarda beni materiali, per lungo tempo, in molte società questa, diciamo, composizione politica della vita associata è gestita dai maschi. E come funziona in un sistema matrilineare? Abbiamo detto, no, che se io sono un guerriero della casta dei Nayari, torno a casa, ho portato in autogrillo, ho comprato i ciucciotti di zucchero, a chi li do? Al figlio di mia sorella, giusto? Quindi, fuori di metafora, fuori di scherzo, se c'è il mio erede è il figlio di mia sorella, ma ce l'ho lì in casa. Il problema grosso è quando non c'è una residenza nato locale, perché anche con una residenza matrilocale i maschi stanno a casa della moglie, giusto? Stanno a casa della moglie, quindi i figli dove stanno? Con loro, ma sono i loro eredi? L'eredità passa per il lignaggio, per il gruppo di appartenenza. Io mi sono sposato con quella donna proprio perché non era del mio gruppo di appartenenza. E quindi in realtà è comunque il figlio di mia sorella, il mio erede. E il mio erede continua ad essere il figlio di mia sorella, come tra i Nayar, tanto che i Nayar ce l'hanno a casa. Però i Nayar sono la stranezza. Normalmente anche i gruppi di discendenza matrilineari non hanno una residenza rigidamente nato locale. E si devono arrabattare con residenze patrilocali, che sono peggio di tutto da questo punto di vista, ma anche matrilocali. Cioè matrilocale vuol dire che io vado a casa di mia suocera, capito? Quindi lascio i miei eredi a casa con mia mamma perché sono i figli di mia sorella, che lei si è portata a casa al marito, ma il marito è un fuco, l'ha fecondata. Ma quello che esce da quella pancia a lui interessa poco, interessa a me, perché è lui l'ereditario, cioè il bestiame che io lo darò a lui, non a mio figlio, perché mio figlio da chi eredita? Dal fratello della madre, giusto? È piena la letteratura di questi stranissimi incroci. Intanto provate a immaginarvi che cosa succede al complesso di Edipo in un contesto del genere.
salta per aria, no? Perché il complesso di Edipo è quando la persona che ti comanda è anche la persona che ti sottrae l'oggetto del tuo desiderio, la madre. È quello che ti dice fai questo, fai quello, e poi ah, io me la spasso e tu rosica. Questo è il complesso di Edipo, no? Ma quando queste due figure sono separate, perché la persona che se la spassa con l'oggetto del tuo desiderio è un buonaccione, non è uno che ti comanda. Tanto lui c'ha i suoi nipoti a cui pensare. Capite che diventa molto più complicato, non è che sparisce, prende altre forme. Perché tu hai la figura dell'autorità che è separata dalla figura dell'affetto. Che il padre nei gruppi matrilineari può essere una persona, quasi un amico. Perché non sei in competizione con lui. Tu sei in competizione con chi? Con lo zio, col fratello della madre. E quindi questo a un certo punto può dire, ma sai che c'è? Io ho questa figlia che non è manco mia, cioè nel senso non è del mio gruppo. Non è del mio gruppo, perché è del gruppo di mia moglie. Chiamo mio nipote, il figlio di mia sorella, e dico, senti Cocco, tu lo vuoi il bestiame mio? Allora, intanto quando c'hai 12-13 anni vieni qua. Vieni qua, stai a casa con me, ti organizzi, e poi guarda, c'è pure questa ragazzetta qua. Perché? Vediamo di combinare l'affare. Quindi capito? È abbastanza normale in questi modelli andare con l'adolescenza o con il matrimonio a casa di chi? Del fratello della madre, perché? Perché è lì la verità. Perché è quello che, da cui tu erediterai, è la persona del maschio della generazione superiore alla tua da cui tu erediterai, quindi conviene. È ovvio che c'è un sacco di corvette, un sacco di lavori, poi dice mi raccomando, trattami bene le bestie, non fare casino, poi, ma oltre a questo vammi anche a prendere l'acqua al pozzo. C'era, mi ricordo da bambino a Mille ce n'è queste storie, non so, sono anche un po' ritornate fuori. C'era Aladino, no? Aladino cominciava così, con questo zio che veniva, si voleva portare via il tuo ragazzino. Io ero sconvolto questa roba. Probabilmente era una residenza molto locale. Era semplicemente. Vado dal fratello, era poi il fratello della madre, che veniva e solo voleva portare via. Poi lo buttava nel pozzo, lì cercava di tirare, era maledetto sto zio. Cioè. Però perché aveva questa autorità? Perché in un sistema di discendenza matrilineare è lui che comanda. È lui che comanda, quindi vedete questa asimmetria, per cui il potere si trasmette in un sistema patrilineare da maschio direttamente. In un sistema matrilineare da maschio a maschio attraverso la sorella madre della sorella la sorella, il figlio della sorella e il fratello della madre, il figlio della sorella e il fratello della madre, ok? Non c'è il corrispettivo, non c'è una residenza a casa della sorella del padre, non esiste statisticamente, e quindi so, c'è una simmetria profonda tra discendenza matrilineare e patrilineare, ok? I maschi. Io lascio la mia spada del comando, le mie terre, a mio figlio. Ah, matrilineare, da maschio a maschio, io lascio, io lascio i miei beni al membro del mio gruppo della generazione meno uno rispetto alla mia, della generazione inferiore alla mia, al membro del mio gruppo più vicino a me. Io quindi sono maschio, lo trasmetto a un altro maschio, ma chi è questo maschio? È il figlio di mia sorella, eccola che compare la sorella. Obbligatoriamente c'è bisogno della sorella. Nei sistemi matrilineari il legame fratello-sorella è più forte del legame marito-moglie. Nei sistemi matrilineari il matrimonio è molto più facilmente scioglibile. Invece, nei sistemi patrilineari, qual è il problema? Il problema grosso è sempre quello che i romani sapevano benissimo, che mater sempre certa est, la pater, e quindi ti inventi la verginità, ti devi inventare il fatto che le donne non hanno una grande pulsione sessuale, sì, ci sono le mignotte, ma sicuramente non mia madre, mia sorella, mia figlia, giusto?
Perché? Perché se accettassi, se riconoscessi nella donna la stessa forza di passione sessuale che riconosce nei maschi, che voi sapete lo fanno per istinto, no? Perché hanno bisogno, no? Vedete l'ideologia da dove deriva? Dovresti pure mettere a rischio tutto il tempo il tuo ruolo genitoriale. Perché se questa va in giro e fa come gli pare, cosa ne so cosa esce da quella pancia? Scusate, ma brutalmente è così che funziona. È molto meglio per me pensare che lei sia casta, che lo fa soltanto per dovere, che non c'è nessuna voglia, che figuriamoci, con me sì, ma con nessun altro, capito? Allora questo è molto tranquillizzante per i maschi. È molto tranquillizzante per i maschi. In un sistema matrilineare, cioè, le donne hanno molto facilmente una libertà, il sistema, cioè, non necessariamente matrilineare, in un sistema in cui poi le donne hanno un ruolo attivo anche nella vita sociale, non serve essere matrilineari per questo, no? È molto più facile che il legame matrimoniale sia meno necessario, perché quello che mi interessa è quello che fa mia sorella. È lì che è la sorgente della mia eredità, no? È lei che mi produce gli eredi, è lei che devo controllare, capito? Quindi c'è anche questa contraddizione forte tra legame matrimoniale molto forte nei sistemi patrilineari e legame fratello-sorella che è molto più forte nei sistemi patrilineari. Va bene? Cosa pofonchiate? Cercate di fare i conti con questa cosa? Vi stressa questa cosa? Quindi, di nuovo, lo facciamo non per raccogliere stranezze, ma l'inverso, per cominciare a riflettere anche sulle nostre stranezze. Pensate appunto come tutto questo diciamo, principio forte di patrilinearità che è molto scavato nel nostro sistema cognatico, giochi in maniera essenziale nella definizione di maschile e femminile. Essere maschio, essere femmina dipende anche in gran parte da quali sono le posizioni che tu assumi nei sistemi di parentela al fine della riproduzione. Termino già di parentela, quel disegno no, allora, facciamo ancora 10 minuti con sopportatemi di questa roba qua. Allora, un conto è le posizioni parentali, abbiamo scoperto che ci sono i cugini incrociati, i cugini paralleli e nei sistemi unilineari sono rilevanti queste differenze. Per noi non sono rilevanti non perché noi siamo scemi, ma perché abbiamo un altro sistema, partiamo da un altro assioma, i parenti valgono su tutti e due i lati e quindi non c'ha nessun senso distinguere tra cugini paralleli e incrociati. Quindi, domanda che vi farò all'esame, per quali gruppi di discendenza, per quali gruppi parentali è significativa la differenza dal punto di vista emic, la differenza gruppi di discendenza tra cugini paralleli e cugini incrociati? Per quali sistemi di parentela la differenza tra cugini paralleli e incrociati è significativa, cioè è riconosciuta all'interno di quel sistema di valori, è emicamente significativa? Sistemi unilineari. Poi possiamo decidere se sono esogamici e endogamici, quindi se mi devo sposare la cugina incrociata o non la posso sposare, se devo sposarmi la cugina parallela o non la posso sposare, quello dipenderà se sono patri, matri, endogamici e esogamici. Ma sicuramente nei sistemi di discendenza unilineari la differenza tra cugini paralleli e cugini incrociati è significativa. È significativa significa anche che avrò dei termini per distinguerli, che probabilmente userò una parola per chiamare la cugina parallela e una parola diversa, un termine diverso per chiamare la cugina incrociata, ricordate, no? Addirittura nello scambio diretto probabilmente avrò una parola che significa contemporaneamente o tu che sei la mia doppia cugina incrociata, cioè la figlia del fratello di mia madre, della sorella di mio padre, e tu che sei mia sposa potenziale. Un discorso intero fatto con un'etichetta. Come si traduce una parola? Non si può tradurre, no? È un classico gioco.
Devo dire che quella parola in quel contesto, date quelle premesse, significa contemporaneamente una cosa che noi tendiamo a tenere separata, fidanzata e cugina. Addirittura noi non distinguiamo la cugina parallela e incrociata, loro mettono la, distinguono la cugina incrociata e la mettono assieme con la fidanzata. Sono dei morti, sono dei pazzi. No, dentro quel sistema è tutto ragionevole. Ok? Quindi, una cosa che gli antropologi hanno fatto ormai fin da metà 800 è raccogliere sistematicamente i termini di parentela, il modo con cui ci si parla, con cui ci si rivolge papà, mamma, zio, zia, oppure cugino, cugina si usa di meno, però è categoriale, cioè quello è il mio cugino, non è che lo chiami cugino, sì. In alcuni casi si può anche fare, no? In alcuni contesti si fa. Ok? Figlio, figlia, nipote, noi siamo l'unica lingua che ha nipote ziale e nipote nonnale. È una stranezza dovuta all'emergere dell'italiano, insomma. Ok? Per in tutte le altre lingue cioè, si distingue, no? Tra grandchildren e nieces and nephews, ok? Per esempio, insomma. Ok? Mentre noi abbiamo questo. E ci sono, sono sei i modi di base, ma ne studiamo quattro perché due sono un po' più complicati e non mi voglio incasinare. Studiamo quattro che si possono comprendere utilizzando due principi. Sono descritti a pagina, non voglio usare le stesse etichette. Una è la collateralità e l'altra è la linearità. La collateralità o disfattamente si possono distinguere tenendo conto di due variabili. Ok? Che cosa vuol dire? Non mi ricordo se sia la C, ma tu la dici a trovare, c'è più C, perché la linearità non lo sono sicuro. Se distingue il lato paterno. Non trovo la pagina però, non trovo proprio il foglio fisico, non lo trovo. Eccolo qua. Sì, collateralità diretta. Allora, collateralità vuol dire distinguo tra mio padre e suo fratello, mia madre che è diretta rispetto a me e sua sorella che è collaterale rispetto a me, oppure no, ok? La collateralità vuol dire distingo tra i figli di fratelli, di siblings dello stesso sesso e figli di siblings di sesso opposto? No. Dipende. La risposta è, può essere, ci può essere più o meno collateralità, nel nostro caso solo vedremo, distingo tra la figura genitoriale e i suoi siblings? Sì. Lo so che sembra strano, però ci sono gruppi in cui non si distingue, cioè chiamo con lo stesso termine di parentela mio papà e suo fratello, mia mamma e sua sorella. Chiaro? E addirittura posso chiamare con lo stesso termine il fratello di mia mamma e mio padre. Perché? Perché non distingo neanche la lateralità. Lateralità vuol dire distinguo tra lato paterno e lato materno. Cioè chiamo con un unico termine il fratello di mio padre e il fratello di mia madre, la sorella di mio padre e la sorella di mia madre. Con calma. Partiamo dal caso più semplice. Non distingo niente. Non distingo la collateralità e non distingo la lateralità, vuol dire che non separo mia mamma, uso un unico termine per chiamare mia mamma e sua sorella e un unico termine per chiamare mio papà e suo fratello, quindi avrò un termine qui si ripete e qui si ripete. Ok? Chiaro? Per il principio della collateralità, che non è riconosciuto, non è marcato, si dice. La stessa cosa
è per il principio della lateralità. Gli zii sul lato paterno, dagli zii del lato materno, li distingo? No, quindi uso lo stesso termine per indicare il fratello di mia madre e lo stesso termine per indicare la sorella di mio padre. Cioè, la stessa cosa si trasmette sulla mia generazione. Avrò un termine per sorella e un termine per fratello, ok? Tutti i cugini sono trattati allo stesso modo. Tutte le femmine sono con lo stesso termine. I numeri che vedete vuol dire inventatemi una parola, ok? Che significa tu che sei della mia generazione o tu che sei della generazione precedente alla mia. Tu che sei maschio della mia generazione ti chiamerò 5. Non importa se sei mio fratello, se sei, se sei mio cugino parallelo, se sei mio cugino incrociato, se sei parallelo sul lato paterno, parallelo sul lato materno, incrociato sul lato paterno, incrociato sul lato materno. Non mi interessa se tu sei mia mamma o mia zia, la sorella di mia mamma. Non mi interessa se sei mio papà o mio zio, il fratello di mio padre. Non mi interessa se sei addirittura il fratello, cioè lo zio incrociato, cioè il fratello di mia madre o la sorella di mio padre. Io ho soltanto uno, due... Perché in realtà sono quattro i termini. Vabbè, questo che è, ovviamente è tre, no? Non è cinque. Va bene? Ho quattro termini, posso descrivere tutti. Cioè, la mia generazione, la generazione precedente alla mia. Alcuni pare che alla generazione dei figli riprendono questi termini. Sono le società cosiddette dravidiche, si chiamano, non sono sicuro che siano mai esistite, però in teoria con quattro termini tu potresti descrivere tutti. Cioè tu che sei della mia generazione maschio, sei o mio fratello o mio cugino, o parallelo mio cugino incrociato, tu che sei della mia generazione femmina, o mia sorella o mia cugina parallela o mia cugina incrociata, o tu che sei di un'altra generazione. Quindi sei mio papà, mio zio, paterno, mio zio materno, oppure sei mio figlio, mio nipote paterno, padre laterale, mio nipote matrilaterale. Funziona, pare. Però quello che conta è che è sensato andare in un posto e pensare che un bambino chiama con lo stesso termine quella donna che l'ha partorito e sua sorella. Chiama con lo stesso termine quell'uomo che convive con la madre, diciamo, se non l'ha generato, lo sa, e suo fratello, ok? Vedete, viene fuori una specie di mondo a fasce generazionali, ok? È il sistema hawaiano, cosiddetto hawaiano, ok? Poi c'è un altro sistema in cui invece non c'è nessuna lateralità, cioè non distingo il lato paterno dal lato materno, ma distingo la collateralità. Cioè distingo se uno è genitore o se è zio. Che sistema è questo? Perché schimese? Chi è? È esattamente il nostro. È il nostro sistema. Quello che ci sembra normale. Certo che distingo tra la mamma e la zia, tra il papà e lo zio. Ma distinguete tra lo zio da parte della mamma e lo zio da parte del papà? No, sempre zio lo chiamate. Non fate nessuna differenza sulla lateralità, sul maschile e femminile. Invece ha fatto una differenza enorme sulla collateralità, ha fatto una bella differenza tra e come quella mi ha generato, mica sua sorella, quello mi ha generato, mica suo fratello, ok? Ci sembra normale, noi siamo quindi ragionevoli. Però basta che invertite, che mi viene fuori una cosa strana, mi viene il modello irochese. Il modello irochese è fondamentale, sono gruppi lineari di discendenza, sapere se è il lato paterno o il lato materno. Quindi non posso chiamare tutti quanti zio. Non posso chiamare con lo stesso termine lui, fratello di papà, e tuo signore qua, che chi l'ha visto. Ok? Quindi distingo molto nettamente dalla lateralità, ma non distingo come si chiama? La collateralità, linearità, la collateralità. Cioè, chiamo con l'unico termine mia mamma e sua sorella, chiamo con un unico termine mio padre e suo fratello, ma chiamo con un termine diverso
il fratello di mia mamma e il fratello della sorella di mio papà. Questo, se voi avete capito la differenza tra cugini e parallele incrociati, dovrebbe essere logico. Perché infatti, in un sistema del genere, i figli dei siblings dello stesso sesso sono equiparati ai fratelli, i cugini paralleli. Vi ricordate? I cugini paralleli sono equivalenti ai fratelli. Invece i cugini incrociati, figli di un signore che ha un altro nome, una signora che ha un altro nome rispetto a mio padre, mia madre o mio zio, mia zia, isosex, cioè dello stesso sesso dei miei genitori, quelli li chiamo con un altro termine. È proprio la terminologia dei cugini paralleli contrapposti ai cugini incrociati. Sistema irochese. Irochese. L'ultimo è il sistema sudanese, quello latino su cui avevo fatto, vi avevo detto prima, cioè in cui sia la C che la L sono attive. Quindi ho bisogno di distinguere sia mia mamma da sua sorella, sia mio papà da suo fratello, ma anche il fratello di mia mamma dal fratello di mio papà, la sorella di mia mamma dalla sorella di mio papà. Quindi avrò un termine per madre, un termine per sorella del padre, un termine per padre, un termine per fratello del padre, un termine per fratello della madre e un termine per sorella della madre, quelli qui i nomi latini che vi leggevo prima. Di conseguenza, i cugini non soltanto sono distinti dai fratelli, sono distinti anche i cugini paralleli dagli incrociati e i paralleli sul lato paterno dai paralleli sul lato materno, gli incrociati sul lato paterno, gli incrociati sul lato materno. Di nuovo, sono tutte variazioni sistemiche che non sono strane, dipendono dagli assiomi parentali da cui si parte. Da quali, visto che non sappiamo tutti i parenti, torniamo sempre lì, dobbiamo a un certo punto dirci dove ci fermiamo, dove delimitiamo, che cosa vogliamo stabilire come nostro gruppo di parentela. In un sistema patrilineare, con residenza patrilocale, è molto facile che possano emergere modelli, diciamo, terminologie di parentela, come il sistema delle gentes latine, che avevano appunto quattro nomi per gli zii e quindi quattro tipi di cugini, oltre ai fratelli e sorelle. Tutte le posizioni sono equamente riconosciute. Quindi, soltanto per dirvi che il fatto che noi distinguiamo, come ci sembra ovvio, la mamma dalla zia, il papà dallo zio, non è che faccia noi particolarmente ragionevoli rispetto appunto agli irochesi, che invece distinguono il lato paterno dal lato materno. C'è una bella differenza tra essere il fratello della mamma e essere il fratello del papà in un sistema unilineare. Perché in un sistema unilineare il fratello del papà è detto patrilineare, è detto gruppo, il fratello della mamma è un altro gruppo. No? Quindi i cugini corrispettivi. Quindi vedete, cioè dare... riconoscere alcune variabili come significative e come no è quello che facciamo come esseri umani, è quello che dobbiamo fare come esseri umani, e questi sistemi categoriali non sono lì naturali, perché naturalmente non avremmo limite, perché se tu sei in un modello residenziale nato locale, ma che te ne può fregare di quelli che stanno nell'altra casa? E tu lo sai che non sono usciti dalla pancia di tua sorella perché li hai fatti tu quei bambini, però li senti tuoi, cioè ci giochi tu, li punisci tu, li premi tu, li dai tu l'eredità. Cioè non è che è più naturale vivere in un'unità domestica, diciamo, marito e moglie, e figlio e figlia, e con i biscotti del mulino bianco. Non è più naturale di vivere a casa, nella casa dove sei nato. Perché non ci sono. Il problema grosso è sempre quello che non ci sono soluzioni naturali per gli esseri umani. Da quel giorno maledetto in cui quell'uomo habilis ha detto: ma sai che c'è? Invece di seguire l'istinto
e discheggiare questa pietra sempre allo stesso modo, come fanno i castori da milioni di anni, e di fare come fanno le celle e le api da milioni di anni, io sai che c'è, io penso che potrei cambiare qualche cosa. E non soltanto lo faccio, ma mi metto lì a insegnarlo. E i miei figli adesso sono da una parte liberi dall'apprendimento biologico, dall'eredità biologica, ma schiavi dell'apprendimento culturale. Gli tocca perfino andare all'università e farsene raccontare queste cose. Arriverà un momento, pensavo l'Homo habilis, in cui saranno talmente schiavi della cultura che saranno disposti a pagare soldi e investire tempo per diventare se stessi. Maledetto quel giorno, diceva l'Homo habilis, in cui mi è venuta in mente questa cosa. Stavamo così bene quando ci svegliavamo dal ventre di nostra madre e sapevamo già scheggiare le pietre, non c'era niente da fare. Però è il problema della formica e del millepiedi, no? Cioè la vita quanto vale? Vale perché facciamo tante cose o vale anche perché sappiamo di fare tante cose? Come esseri umani non abbiamo dubbi, no? La nostra coscienza, la nostra riflessività, la capacità di guardarci, molto frammentaria, molto poco solida come tendenza, è comunque la cosa che più di tutto ci fa diversi e speciali in questo universo, dobbiamo dire, non soltanto in questo pianeta, in questo universo. Quindi cercare di sforzarci, no? Di capire come siamo arrivati a produrre, è una specie di lavorio costante, soprattutto dobbiamo sempre tagliare l'albero su cui ci siamo appoggiati. Cioè sempre accorgerci che il nostro fondamento biologico, che è lì, che non... a un certo punto abbiamo cominciato ad esercitare delle forme di azione, che chiamiamo la cultura, che sembrano in grado veramente di trascendere quello che siamo come animali. Però è paradossale perché continuiamo ad essere animali, ma con questa costante consapevolezza. Io ho cercato di raccontarvi questo in questo corso e finiamo ancora 20 minuti per parlare di un tema particolarmente delicato perché è molto molto dibattuto dal secondo dopoguerra, è il tema del potere. C'è tutta una riflessione generale che ha fatto sì per diverse ragioni, ci sono delle motivazioni di ordine economico, culturale, simbolico, di ordine banalmente storico, di discipline, di mode culturali, che ha fatto sì che oggi si pensi che il potere, molto spesso scritto con la P maiuscola, no, sia una specie di sostanza autonoma che condiziona le nostre vite in maniera determinante. Vi ripeto, ci sono diverse ragioni, le ragioni principali sono probabilmente l'emergere di un certo... del materialismo ottocentesco che ha prodotto poi uno dei pensieri più importanti dell'ottocento, il marxismo, il materialismo marxista, e dall'altra parte quel filone di pensiero che si può tracciare della filosofia occidentale, che si può tracciare almeno come punto nodale a Michel Foucault, questo filosofo francese che negli anni 60, 70 e 80 finché è vissuto ha dato corpo a questa idea che il potere sia uno degli aspetti, degli ingredienti fondamentali della vita sociale umana, no? Però il problema grosso, io penso che delle letture poco accorte sia di Foucault che di Marx hanno prodotto questa convinzione del tutto poco condivisibile, sicuramente da parte mia poco condivisa, che sia questo l'ingrediente fondamentale e che la vita associata si costruisca attorno a sistemi di potere.
non sono convinto che sia una spiegazione adeguata, ma comunque è un tema importantissimo. E, una delle forme che il potere prende è quello del potere politico espresso in qualche forma di autorità, di sovranità, di controllo. Da dove viene questo potere? Il potere di dire, no? E quindi nel 2018, non mi ricordo più, prima del Covid, del mondo prima del Covid, ho trovato questo libro sul sito di How, un bel sito, una rivista inglese, questo libro che era disponibile in PDF, On Kings, e l'ho trovato molto importante, conoscevo i due autori che l'hanno scritto e ho pensato che valesse la pena di provare a tradurlo. Ho scritto a Raffaello Cortina, editore, un editore milanese che io stimo moltissimo, e appunto mi hanno detto che effettivamente avevano già provato a bloccare i diritti, insomma, quindi poi il progetto è partito, l'abbiamo tradotto, e è una riflessione molto interessante sul potere politico, perché non è fatta secondo le linee della filosofia politica, che è, diciamo, la disciplina principe che in Occidente si occupa di potere, no? Che cosa sia uno Stato, cosa sia l'autorità, cosa si intende appunto per potere, come funzioni l'espressione di questo potere politico, ma è fatta con gli strumenti dell'antropologia culturale, cioè con l'etnografia, andando a vedere come gli esseri umani, in posti diversi da quelli della nostra vita normale, ordinaria, associata in Occidente, hanno considerato come potere. Allora, vediamo se riesco a sintetizzare almeno i punti centrali di questo libro. È un libro appunto scritto a quattro mani e si vede, nel senso che Salins e Graeber hanno due teorie diverse e cercano di metterle assieme, di cosa sia il potere. Quindi il potere dei re, perché il re è una figura apparentemente presente universalmente in tutte le culture, anche, ecco il punto centrale, anche nelle culture più egualitarie. Paradossalmente, anche le popolazioni di cacciatori e raccoglitori, che come sapete sono i gruppi che hanno meno differenze sociali, anche tra maschi e femmine, conta sostanzialmente quello che tu sai fare. Se sei un bravo cacciatore diventi un punto di riferimento, qualcosa come un capo, ma non un capo perché ci sia una funzione ereditaria di questo, perché semplicemente perché sanno che vale la pena seguirti, perché tu riconosci meglio le tracce e tu porti a casa più roba. Oppure tu hai la capacità di collegarti più facilmente con un mondo soprannaturale e quindi ci si rivolge a te per una guarigione, è tutta sul campo la gerarchia delle società egualitarie. Non è una gerarchia precostituita, cioè gli status, cioè le posizioni sociali, dipendono effettivamente da quello che tu sai fare come ruolo, non è l'inverso, no? Noi ti danno il titolo di professore e poi ti mettono a insegnare, non importa se sai farlo o meno, hai il titolo di professore e insegni, è un po' come se fosse l'inverso, le società egualitarie, se sei in grado di insegnare ti chiamano professore, è un po' l'inverso, ok? Rispetto ai sistemi dove viviamo noi, ma anche nelle società più egualitarie, anche, ci sono riconosciuti dei soggetti che hanno un potere. Questi soggetti sono non umani, tipicamente. Possono essere il signore o la signora della foresta, che fa sì che ogni primavera ci sono quelle ghiande che si maturano, quei frutti che si maturano di nuovo, quegli animali che si accoppiano, vedi i cuccioli ancora in giro, ma come li avevo cacciati tutto l'inverno e adesso stanno ancora in giro. Cioè questa consapevolezza dell'uomo che la vita non dipende dalle sue capacità, è un'autorità ulteriore.
questa autorità è personificata o personificabile, ma non è detto che sia umana, anzi è meta-umana, è un umano che è diventato un dio, è un dio, è uno spirito, tutte parole che errate, sono tutti ociomo falliti come traduzione, perché siamo in un sistema appunto in cui non c'è questa differenza che noi facciamo tra materia e spirito, tra corpo umano e corpo meta-umano. C'è il mondo, c'è la vita, e sicuramente gli esseri umani sono una parte di questo mondo, che possono avere dei rapporti gerarchici. Greber dice che originariamente non ce l'abbiamo, Salis è convinto che ce l'abbiamo, ma indipendentemente dal tipo di rapporto sociale che noi abbiamo tra di noi, quello che conta è che è la vita, anche la vita associata, anche la vita culturale, anche la vita sociale, dipende da una sorgente metaumana. Perché non soltanto le bacche che io raccolgo, non soltanto l'animale che io ho cacciato, ma anche il vaso che ho cotto nel forno, anche il bambino che esce dalla pancia della mia compagna, hanno una sorgente che non dipende dalla mia volontà, dalla mia capacità. Certo, io ci devo mettere tutto, devo fare tutte le cose a puntino, devo stare attento che la temperatura del forno sia corretta, devo stare attento che l'argilla che ho impastato sia impastata in maniera omogenea, devo anche pronunciare però quelle formule che faranno sì che il vaso alla fine esca fuori intero e non spezzato come mi è successo quell'altra volta, non sbriciolato. Come è successo? Ho fatto le stesse cose. Perché la sorgente del potere, questo essere metaumano, vedete, è una specie di riconoscimento della nostra finitudine, questo potere di cui parla l'antropologia culturale. E quindi tra questo mondo, tra questa sorgente del potere e la vita degli umani, ci sono delle porte di accesso. Non è soltanto umano, extraumano oppure terreno, ultraterreno, non pensiamola così. Pensiamola come mondo con degli spazi di accesso. Quelli che chiamiamo re sarebbero in questa concezione dei portali che fanno sì che questo potere trovi spazio nella nostra vita. Allora, caos e cosmos sono le due condizioni fondamentali. Cosmos è l'organizzazione, l'ordine, se volete. Il caos è la disintegrazione di quell'ordine o l'assenza di quell'ordine. Il potere è la capacità di tenere queste due funzioni in equilibrio, oppure di dare contemporaneamente spazio all'una e all'altra dimensione. Perché la vita ha bisogno di ordine, no? Ma l'ordine, quando diventa struttura rigida, diventa gabbia, diventa cemento, diventa blocco, punta alla morte, uccide, soffoca. Il caos è ovviamente magmatico e spaventosamente distruttivo, ma è anche lì da dove può venire la vita, è anche sorgivo. Vedete, caos e ordine hanno una loro dimensione equilibrata e una loro dimensione squilibrata, cioè una positiva, diciamo. L'aspetto positivo dell'ordine, del cosmos, è proprio la sua forza strutturante. Ti dà una spina dorsale, non collassi, non sei una meba se c'è una struttura. Ma se sei troppo rigido, soffochi. Così il caos è fertile, brulica di vita,
ma se non lo controlli marcisce. Il potere, quindi in questa concezione degli antropologi, è proprio la capacità di costituire quella linea sottile che mantiene l'equilibrio tra caos e cosmos. Quindi vedete, l'antropologia tende inevitabilmente a ribaltare la concezione del potere che invece abbiamo nel mondo occidentale, secondo cui il potere è una questione radicalmente umana che viene legittimata in una sorta di ideologia del potere. In questo senso, pensate alla concezione durkheimiana, Emil Durkheim, no, della religione, come una sorta di proiezione ideologica della sfera politica sociale. Il pantheon degli dèi, che cos'è secondo Durkheim? È un modo in cui la società parla di se stessa. La religione sarebbe, secondo Durkheim, una proiezione del sociale politico su una sfera di immutabilità che ne garantisce la legittimità di esistenza. Invece l'antropologia, alcuni antropologi, Arthur Oakert è uno di questi, appunto Salins è uno che è molto convinto del ruolo di Oakert, dell'importanza di Arthur Oakert, Maurice Arthur Oakert, dice no, è l'inverso. Il potere politico è una specie di tentativo di portare nella terra il potere, questo potere ultraterreno. Il potere politico non si proietta nella sfera religiosa, ma imita la sfera religiosa. C'è una specie di non di precedenza di ordine storico, ma c'è una specie di necessità, proprio perché siamo animali simbolici e tutto quello che abbiamo detto in questo corso deve essere messo lì a sedimentare, se vogliamo capire il senso di questa concezione della politica. Il potere quindi è una dimensione sovrumana che passa, cioè che gli esseri umani riconoscono comunque, chiaro? Non vuol dire il potere del capo o il potere del re, è il potere della vita, no? Il potere di quello che sappiamo non dipende da noi. Il fatto che il sole si sorge tutte le mattine, che appunto che gli animali continuano a riprodursi, oppure che i semi che ho piantato germogliano. Allora io ci posso mettere tutto il mio lavoro, ma non basta il mio lavoro, ecco, questo è il potere. È riconoscere che non basta quello che io ho fatto, che c'è una sorgente ulteriore, che da cui semmai io dipendo, ma che non dipende da me. Vedete come si intreccia moltissimo, no? Con quello che normalmente chiamiamo, non politica, come la chiamiamo? La chiamiamo religione. È un po' questo quello che fa l'antropologia, no? Riconosce una sorta di precedenza del religioso sul politico, e non viceversa, come spesso tendiamo a dire, come se la religione fosse appunto oppio di popoli, una specie di proiezione di giustificazione a posteriori di un certo sistema dato di potere, no? Tutte le letture, diciamo, laiciste della religione sono così. La religione sarebbe una specie di sistema occulto, oppure palese, ma occulto nelle motivazioni, di controllo. Non è così. Salins e Graeber, in maniera diversa, cercano proprio di dirci che è l'inverso, cioè il potere è attraverso delle persone specifiche che chiamiamo re, che le culture hanno chiamato re, è la possibilità di accedere a quella sorgente. E quindi qual è la caratteristica fondamentale del potere esercitato dal re?
che deve essere contemporaneamente ordine e caos. Cioè il potere deve dimostrare il suo essere divino, dice Sainz. Quindi il potere è divino intanto. Cosa vuol dire che è divino? Che è creativo. Quindi il re ti può imporre le mani e guarire, come è successo nella Francia fino alla decapitazione di Luigi XVI. Il re poteva guarire dalla scrofola, una specie di tumore della pelle. E i re sacerdoti hanno sempre avuto un amplissimo spazio. Cioè il re è divino in questo senso che è lui che ti porta, che ti garantisce il fatto che i campi, che crescerà il grano, e ti garantisce che nel bosco ci saranno ancora animali. Perché se non fosse, se fosse un semplice uomo, cosa ci fai? Noi tra uomini sappiamo perfettamente che lui invece è questo portale di accesso, ma proprio perché è il portale di accesso lo può dimostrare anche se è totalmente contro le regole ordinarie. Il re deve essere impunito, deve essere capriccioso, deve essere incazzoso, deve esercitare la violenza in una maniera assolutamente incontrollabile, come fa il lampo, come fa il tuono, come fa la tempesta, come fa il fiume quando esonda. No, cioè se no, se non dimostrasse questa sua meta-umanità, sovrannaturalità, sovraumanità, è sempre naturale, se non lo dimostrasse, che ci faccio con un re buono? Non ci faccio niente, perché la sua stessa bontà sarebbe segno della sua inanità, della sua impotenza. Quindi il re deve, per esempio, in molti racconti il re compie degli atti terribili, nei racconti mitologici di fondazione del potere il re molto spesso è un parricida, è un fratricida, uccide i figli, uccide i fratelli, è un violento, è un ingordo, ok? Quindi questo è il re divino, è una sorta di necessità di far combaciare il caos e l'ordine, cioè di far convivere, non combaciare, convivere il caos e l'ordine, perché se non c'è caos non c'è vita. Cioè c'è troppo caos, c'è il marciume della morte, ma se non c'è il caos non c'è la generazione. Viceversa, se non c'è ordine, quindi se il re non è anche autoritario, non sa esercitare il suo potere in maniera dura, è ovvio che poi c'è il rischio che porti alla morte. Ma su questo subentra, e finiamo, l'altro lato, la sacralità del potere. Quindi il potere è divino, ok? Abbiamo detto perché deve essere divino, perché gli umani non ce l'hanno il potere. Quindi il re deve essere divino, è la garanzia che è veramente una sorgente di potere, che è quello che mi serve. Io ho bisogno di essere sicuro che nel forno verranno fuori i vasi interi, che le donne faranno i figli sani e che i campi daranno frutti buoni. Se non c'è un re, un portale di accesso, rischio che tutto questo salta, ok? Quindi il re deve essere divino, ma proprio perché questa divinità implica una potenzialità enorme che è creativa ma anche distruttiva, ecco che il popolo, dice Greber, il popolo sacralizza il re. Cosa vuol dire sacralizzare? Sacro, nella definizione che dà Durkheim, è separato, è sacro ciò che è messo da parte. Cioè ciò che ci ho fatto uno spazio attorno è null'altro che quello che è stato separato. Quindi, per contenere la divinità, il re viene sottoposto a un processo di sacralizzazione. Cosa vuol dire sacralizzazione? Che non si può muovere dalla sua reggia. O se lo fa, deve farlo circondato da una serie di rituali, una specie di barriera protettiva. O per contenere questo potere divino, che è una specie di bomba atomica, è una specie di, lo segrego nel bunker dello spazio, la reggia, il contorno della reggia, o nel bunker del rituale. Il rituale che cos'è? È la garanzia che il re farà una serie di movimenti, di mosse, di enunciati assolutamente controllati. Vedete, quindi
questa ambiguità di fondo del potere. E ci dobbiamo fermare qua. Però appunto spero di aver magari dai, lunedì altro un paio di cose ve le dico insomma. Allora, ci vediamo lunedì per questa lezione conclusiva riassuntiva e per domande e risposte in aula. Quindi se avete dei dubbi presentatevi attrezzati insomma con delle domande da fare, ok? A lunedì. Sì. Mercoledì non c'è lezione, no, perché diciamo, mi lascio il tempo per studiare, no? Fatto apposta. Cioè, finiamo lunedì e venerdì avete il test. Ok? Arrivederci alla prossima.